Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo graziosissimo cuoricino imbottito come idea regalo per San Valentino che si sta avvicinando, però sicuramente ideale per fare un regalo per qualsiasi occasione. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per realizzare questo progetto utilizzerò cotone giallo questo che sto utilizzando è il cotone iggy ma potete utilizzare comunque il fiocco un cotone numero 5 però lo potete fare anche in lana in cordino e in quant'altro quindi con tutti i tipi di materiale cotone bianco lavorerò il tutto con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno di marcapunti un ago e delle forbici prendiamo il cotone giallo e iniziamo la lavorazione quindi facciamo un cappietto che non conteremo perché lo stringiamo e faremo 30 catenelle, fatte le nostre 30 catenelle, questa è l'ultima che abbiamo fatto, lasciamo quella precedente, e entriamo 1, 2 e 3 nella terza, quindi compresa quella la che abbiamo appena lavorato. E lavoriamo una maglia bassa torniamo indietro facendo una maglia bassa per ogni catenella che abbiamo a disposizione quello che io vi consiglio è quando prendete la catenella di prendere le due asoline guardate quindi di non prendere solo la, parti la parte esterna ma di prendere la catenella con le due costine, quindi una lavorazione più piena. Ci lavoriamo 27 maglie basse e ci rivediamo per lavorare l'ultima catenella. Lavorate le mie 27 maglie basse nell'ultima catenella entro e lavoro 3 maglie basse nello stesso punto quindi la prima entro nello stesso punto e lavoro la seconda entro nello stesso punto e lavoro la terza dopodiché portandomi la codina dietro così me la lavoro entro nelle costine delle catenelle già lavorate e anche dall'altra parte mi lavoro 27 maglie basse. Dopo averla lavorata, guardate, possiamo tagliare così non ci darà più fastidio la codina e continuiamo la nostra lavorazione. arrivati qui alla fine qui guardate abbiamo il primo punto questo qui e questa è la catenella che abbiamo girato la lavorazione quindi dobbiamo entrare qui cerchiamo di prendere le due asoline e ci lavoriamo 3 maglie basse nello stesso punto 2 3 così entriamo direttamente nel primo punto e ci lavoriamo la maglia bassa qui prendiamo il marcapunti e la marchiamo continuiamo perché questa sarà una lavorazione comunque a spirale non faremo la chiusura a giro continuiamo da questo punto a lavorare sempre le nostre 27 maglie basse, quindi lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Fino ad arrivare al, al punto precedente, i nostri aumenti, quindi, lì sarà la nostra ventisettesima maglia. quasi per arrivare questa è la ventisettesima maglia e 1 2 e 3 sono le tre maglie basse che abbiamo fatto nell'ultima nell catenella questa maglia ora la marcheremo perché ci servirà dopo in un secondo momento per non metterci a contare tutte le maglie nella maglia successiva invece quindi nel primo dei tre aumenti e delle tre e delle tre maglie cominciamo a fare l'aumento, ossia, due maglie basse nello stesso punto nel punto, successivo, facciamo sempre due maglie basse nello stesso punto. E nel punto seguente, sempre due maglie basse nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto i tre aumenti, da questo punto in poi, invece, lavoriamo maglie basse fino a ritornare indietro. Sempre 27 maglie basse fino ad arrivare, poco la, la maglia prima degli aumenti quindi delle basta nello stesso punto che abbiamo fatto nel giro precedente. Arrivati a questo punto, questa è la ventisettesima maglia, la possiamo marcare. Questa, questo, questo tipo di lavorazione ci verrà utile, ci tornerà utile nel prossimo giro e anche nei giri successivi, come poi vedrete. Nella, qua ci sono rimaste 1-2-3 maglie quindi facciamo un aumento per ogni maglia. 2 maglie basse nella prima, 2 maglie basse nella seconda, 2 maglie basse nella terza. E questo giro l'abbiamo terminato. Sganciamo il marcapunti, questo è quello iniziale. E lavoriamo sempre la maglia bassa la prima maglia bassa e la rimarchiamo qui ora dobbiamo fare le catenelle ci lavoriamo 25 catenelle le nostre 25 catenelle andiamo qui dove abbiamo marcato la ventisettesima maglia sganciamo il marcapunti ed entriamo facendo direttamente una maglia bassa e la possiamo rimarcare perché poi nel corso della lavorazione possiamo anche perdere questo punto? Quindi abbiamo lavorato la maglia bassa iniziale, 25 catenelle, la maglia bassa finale. Abbiamo in tutto 27 maglie. Quindi siamo, abbiamo comunque lavorato le maglie sottostanti. Ora, qui siamo negli aumenti. Cosa dobbiamo fare? dobbiamo aumentare nuovamente quindi nel primo punto che abbiamo a disposizione faremo una maglia bassa più un aumento due maglie nello stesso punto maglia bassa nel successivo nel seguente faremo l'aumento maglia bassa e nel successivo l'aumento quindi per tre volte dobbiamo fare una maglia bassa e un aumento per ogni punto che abbiamo. Qui io non l'ho marcata, però la maglia che viene successiva all'aumento è quella che noi in questo caso potremmo anche marcare, la maglia prima delle catenelle. Quindi maglia bassa. E iniziamo a fare anche da questa parte 25 catenelle fatte le nostre 25 catenelle qui dove abbiamo il marcapunti lo sganciamo ed entriamo facendo una maglia bassa che possiamo rimarcare Abbiamo gli ultimi aumenti da fare, quindi faremo come abbiamo fatto dall'altra parte. Una maglia bassa più un aumento, due maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa più un aumento, due maglie basse nello stesso punto. Abbiamo a disposizione altri due punti, una maglia bassa più un aumento. Abbiamo fatto gli aumenti anche da quest'altra parte, quindi abbiamo terminato anche questo giro. Iniziamo direttamente, sganciamo il marcapunti lavorando sempre una maglia bassa nella maglia marcata e la rimarchiamo. Qui ora dobbiamo lavorare. Per ogni catenella che ci ritroviamo una maglia bassa sulla catenella. Quindi prendiamo la catenella, io al solito la prenderò sempre con in modo pieno con le due costine e facciamo uno. Mi raccomando prendete tutte le catenelle lavorate, anche quelle che magari nella lavorazione si sono strette un pochino. L'importante è lavorare in tutto 25 maglie basse, una maglia bassa su ogni catenella. Arrivati qui al marcapunti lo sganciamo e ci lavoriamo la maglia bassa. E la rimarchiamo questa è la maglia bassa che si trova prima degli aumenti quindi da qui in poi dal punto successivo facciamo gli altri aumenti abbiamo fatto una maglia bassa più un aumento in questo giro faremo due maglie basse più un aumento quindi 1 2 aumento 2 maglie basse nello stesso punto di nuovo 1 2 aumento 2 maglie basse nello stesso punto di nuovo lo ripetiamo per la terza volta 2 maglie basse più un aumento guardate l'aumento anche qui se non, che non è segnata la maglia deve essere sempre prima della maglia, una maglia bassa deve rimanere prima delle catenelle. Deve rimanere lavorata quindi, lavoriamo la maglia bassa e anche qui dobbiamo lavorare 25 maglie basse sulle catenelle fino ad arrivare al marca punti che non è contato nelle 25. Quindi, 25 devono essere solo nelle catenelle. Lavoriamo la maglia del marcapunti e anche qui faremo due maglie basse più un aumento fino ad arrivare qui alla fine. Quindi facciamoci questa lavorazione e ci rivediamo a fine giro. Arrivati alla fine del giro, sganciamo il marcapunti e iniziamo il nuovo giro. Quindi facciamo una maglia bassa e la rimarchiamo. E qui dobbiamo lavorare tutte maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa, fino ad arrivare a questo marcapunti, sganciamo il marcapunti, entriamo, ci lavoriamo la maglia bassa, che è quella prima di fare gli aumenti, e iniziamo gli aumenti nel giro precedente abbiamo fatto due maglie più un aumento ora faremo tre maglie basse più un aumento quindi una due tre e nel quarto punto faremo l'aumento due maglie basse nello stesso punto di nuovo uno 2 3 aumento di nuovo 1 2 3 aumento qui abbiamo la maglia bassa prima della lavorazione sulle catenelle lavoriamo una la maglia bassa e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare dall'altra parte dove faremo la stessa cosa ci lavoriamo la maglia bassa sul marcapunti e iniziamo con gli aumenti 3 maglie basse più un aumento 3 maglie basse più un aumento 3 maglie basse più un aumento e ci rivediamo sempre qui alla fine siamo arrivati qui alla fine, sganciamo il marcapunti e iniziamo il nuovo giro. Quindi ci lavoriamo sempre la prima maglia bassa e la marchiamo. E ora ci lavoriamo tutte maglie basse fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Sganciamo il marcapunti e ci lavoriamo sempre una maglia bassa, rimarchiamo e da questo punto iniziamo a fare i nuovi aumenti. Nel giro precedente abbiamo fatto 3 maglie più un aumento. Ora faremo 4 maglie basse più un aumento. Quindi iniziamo 1, 2, 3, 4. Nella maglia successiva l'aumento. Di nuovo 1, 2, 3. 4 Nella maglia successiva l'aumento, di nuovo per la terza volta. E ultima volta. 2-3-4. Nella maglia successiva l'aumento. Ora lavoreremo tutte maglie basse fino al marca punti. E dal punto dopo il marca punti quindi dal prossimo punto faremo sempre 4 maglie basse più un aumento fino ad arrivare alla fine arrivati a fine giro sganciamo il marca punti iniziamo l'ultimo giro quindi rifacciamo la nostra maglia bassa la rimarchiamo Facciamo tutte le maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al prossimo marcapunti e faremo l'ultimo giro di aumenti. Sganciamo il nostro marcapunti. Ora non lo dobbiamo inserire più perché questo è l'ultimo giro. Ci facciamo la maglia bassa e da questo punto faremo l'ultimo giro di aumenti. 5 maglie basse più un aumento. Quindi iniziamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse. Nel punto successivo faremo l'aumento. Due maglie basse nello stesso punto. Continuiamo sempre con 5 maglie, basse 2. 3, 4, 5. E l'aumento nella maglia successiva. E per l'ultima volta faremo sempre 5 maglie basse. 2, 3 4 5 Più l'aumento, continuiamo. Tutte le nostre maglie basse qui, arrivati al marca punti, non c'è bisogno di rimetterlo. Lavoriamo la maglia bassa. Dal punto successivo faremo 5 maglie basse più un aumento. Lo faremo per tre volte. E ci rivediamo quando lavoreremo la maglia precedente al marcapunti, arrivati qui alla fine. Leviamo il marcapunti e abbiamo terminato. Facciamo una maglia bassissima nel punto marcato e abbiamo terminato la lavorazione. Guardate come vedete. Nella parte centrale ci sono 1 2 3 4, quindi quattro righe, nella parte laterale 1 2 3 4 e anche qui 1 2 3 4. Se lo volete fare più grande, ve lo dico ora, dovete aumentare innanzitutto la parte centrale, quindi al posto di a quel punto fare le catenelle Dovete fare un altro giro con i rispettivi aumenti qui nella parte degli aumenti. Che succede? Che gli aumenti sono sempre sistematici. Noi faremo sempre due maglie basse per ogni punto nelle 3 catenelle del dell'angolo. Poi faremo una maglia bassa più un aumento, due maglie basse più un aumento. Li distribuite comunque nelle nella parte qui centrale, quindi questa parte diventerà non a 4 quindi righe diventerà a 6. Di conseguenza, facendo le catenelle qui dovete lavorare due giri in più. Perché queste strisce devono essere tutte dello stesso spessore. Quindi è semplice fare il cuore più grande, magari si vuole fare un cuscino, un cuscinetto e farlo con la lana sicuramente si ingrandisce però per fare qualche giro in più dovete partire sempre da questo iniziale quindi fare un giro in più vi basta e due giri in più di quelli laterali questo ve l'ho detto perché tante volte nei video mi domandate come farlo magari più grande come farlo più piccolo quindi è una cosa che volevo spiegare nel video stesso Possiamo tagliare il filo, io in questo caso faccio passare il filo, il cappietto in tutta la lavorazione, così tiro il filo e lo stringo per bene e lo posso tagliare. Poi il filo me lo lavorerò quando faremo l'unione dei due pezzi. Allora, questo pezzo è il pezzo giallo, ne dobbiamo fare uno uguale con lo stesso tipo di lavorazione, bianco. Io l'ho preparato, guardate, ce l'ho qui. Quindi bianco e giallo. E ora siamo pronti a unire i due pezzi e quindi formare il cuore. Prendiamo i due pezzi e li pieghiamo. Qua c'è il rovescio deve stare all'interno quindi la parte dritta deve stare esterna così peghiamo il primo questa è la parte del rovescio e mettiamo la parte dritta a vista quindi dalla nostra parte e li mettiamo allineati così li sistemiamo uno accanto all'altro e ora possiamo formare e creare il nostro cuoricino. Sistemiamo le due parti di sopra e mettiamoli a forma di cuore. Vedete, abbiamo questa parte qui. Cosa dobbiamo fare? Facciamo passare all'interno il giallo. Questa qua invece da questa parte lo facciamo passare all'interno, quindi qui esterno, qui interno, qui di nuovo esterno. Lo inseriamo così. Quindi abbiamo sistemato il primo. Ora prendiamo il secondo. Qui abbiamo il bianco, ci deve essere il giallo, quindi lo passiamo all'interno. Qui c'è il giallo, ci deve essere il bianco, quindi lo passiamo esternamente quello bianco. E qui ci inseriamo nel giallo devono essere i colori alternati ora l'ultimo qui c'è il giallo dobbiamo far passare all'interno il giallo qui nel prossimo lo inseriamo dentro il giallo quindi qui e così, poi man mano li sistemate meglio. Qui lo facciamo passare all'interno: guardate quindi il giallo. Deve essere all'interno del bianco. Così, e questa è la sistemazione del cuoricino. Prima di cucirlo, possiamo anche con degli spilli oppure i marcapunti stesso ehm, fermarlo. Quindi, fermare le maglie qui possiamo applicare il marcapunti, soprattutto quelle, queste qua che arrivano all'estremità e che magari poi muovendosi ci danno problemi nella cucitura. Questo lo potete fare pure con gli spillini. Qualcosa comunque che, comunque che li fermi. La stessa cosa faremo da questa parte. Prendiamo un marcapunti e lo inseriamo. Iniziamo con la parte bianca, quindi ho preso l'ago e il cotone bianco qui all'estremità farò un nodino per fermare poi il cotone nella cucitura quindi per fermare il filo ok e partirò qui dal basso levo il marcapunti e iniziamo la nostra cucitura all'inizio entro da una parte così il nodino mi viene all'interno guardate lo metto così vado dall'altra parte Prendo catenella e catenella quindi da una parte all'altra e mi lavoro al tempo stesso anche la parte gialla così la blocco. Qui continuo. Sposto la parte gialla, guardate e mi lavoro questa parte interna. Esistono due tipi di cucitura. Quella che sto facendo io che crea una, un, um, un effetto tipo cordoncino all'esterno oppure quella che prevede entrare da una parte, ne proviamo un pezzetto qui, intanto poi è nascosto e non si vede, e rientrare dall'altra parte, dall'altro. Punto così, quindi c'è questa cucitura e questa qui facendo eh, da una parte all'altra. Quindi voi poi potete utilizzare quella che più vi piace. Ora facciamo passare l'ago sotto la lavorazione gialla e sistemiamo la lavorazione così siamo arrivati qui e continuiamo la nostra cucitura sganciamo anche questo questa parte sistemiamo il, il giallo perché lo dobbiamo anche lavorare così lo fermiamo. Continuiamo così per un altro pochino. Perché poi lo dobbiamo imbottire. Quindi, da una parte e dall'altra, lasceremo lo spazio per imbottirlo e poi continuare la nostra cucitura. Qui abbiamo la codina finale, la inseriamo all'interno e cuciamo anche questa parte, così la sigilliamo nello stesso tempo. Quindi continuiamo fino ad arrivare qui al centro. Arrivati qui al centro, guardate, dobbiamo, mi raccomando, sistemate anche la parte gialla. Possiamo bloccare la parte bianca e la parte gialla insieme quindi li blocchiamo qui poi al centro dopodiché rientro da questa parte e possiamo tagliare il filo giallo quindi lo facciamo passare in diverse maglie già lavorate all'interno Dopodiché lo taglieremo e abbiamo così terminato la cucitura bianca. Ora dobbiamo fare la stessa cosa con quella gialla. L'unica cosa che arrivati a questo punto lasciamo un buchetto per poterlo riempire. Quindi facciamoci questa lavorazione come abbiamo fatto, questa cucitura come abbiamo fatto da questa parte e ci rivediamo arrivati a questo punto per imbottirlo e continuare la nostra cucitura e nello stesso tempo per fare il cappietto. Ho deciso di farla insieme a voi perché qui all'inizio, dalla parte sotto, dobbiamo fare questo. Scopriamo il tutto, entriamo internamente. Quindi, da una parte dove abbiamo fatto il nodino, così inseriamo il filo e inseriamo. Cominciamo la nostra cucitura. Tutto questo levando la parte bianca, spostandola. facendo già un po' di punti la possiamo risistemare. Qui potete inserire anche un goccino di colla per tessuti, però vi posso assicurare che non si muove facilmente perché è ben agganciata. Qui continuiamo la cucitura che abbiamo fatto fino ad arrivare a questo punto. Arrivati a questo punto, guardate, prendo l'ovatta e la inserisco quindi lascio in sospeso la cucitura e inserisco all'interno l'imbottitura facendola entrare anche qui nella parte che già abbiamo fatto Io solitamente questo tipo di cuori non li faccio imbottiti tantissimo, già così, di questo spessore. Quindi ne inserisco proprio un altro pochino qui, proprio nella parte di sopra. Ok. E continuo. La cucitura fino ad arrivare qui nella parte centrale dove appunto mi inserirò vicinissima al bianco. Terminata la cucitura, il cuore risulterà così. Guardate che bello. Potete sempre, se volete, nelle parti interne qui dove vengono viene sovrapposto. La lavorazione inserire un goccino di colla per tessuti per farlo mh, diciamo aderire meglio e quindi non fuoriuscire l'imbottitura eh, che abbiamo messo se voi lo sistemate per bene io vi garantisco che non, eh, non fuoriesce poi non lo dovete imbottire esageratamente però potete farlo per assemblarlo ancora di più. Ora noi faremo il cappietto. Quindi prendiamo l'uncinetto e in questo caso lo possiamo fare anche giallo. Quindi faremo il cappiettino, lo faremo giallo. Lasciamo il cappiettino un pochino più lunghetto. Prendiamo l'uncinetto ed entriamo qui nella parte centrale, tiriamo il cappietto, guardate questo lo lasciate ben fermo e lavoriamo 12 catenelle 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se lo volete fare più grande, ne lavorate qualcuno in più. Tiriamo la codina, ecco così manteniamo la catenella ben salda all'interno. Entriamo nello stesso punto, guardate con l'uncinetto. Prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nel nostro cappiettino. Quindi facciamo una maglia bassissima. Ok, tiriamo un pochino il filo. Lo tagliamo e sfiliamo. Qui abbiamo il cappietto e qui abbiamo il filo iniziale e il filo finale quindi prendiamo i due fili e facciamo tre nodini per stringerlo per bene e quindi saldarlo stringiamo bene ben forte due e facciamo il terzo ok tagliamo un pochino questi due fili e con l'uncinetto con la parte dietro li inseriamo nella lavorazione. Essendo imbottito li inseriamo all'interno. Così. E qui abbiamo il nostro cappietto ben saldo che va bene sia da una parte che dall'altra. Quindi abbiamo terminato il nostro cuoricino, in questo caso l'abbiamo fatto giallo, ma lo possiamo fare di tutti i colori che vogliamo. Prendiamo anche l'altro, guardate, sono veramente carini, e sicuramente ideali per i regalini dei pensierini, ma non solo per San Valentino, ma per tutte le occasioni. Che, che si hanno, può essere anche per la festa della mamma, regalarlo alla mamma, come può essere per un compleanno, per un anniversario, comunque, o farli per magari i vostri bimbi o le vostre ragazze per appenderlo allo zainetto o con colori più un pochino diversi anche per le borsette. Comunque. Queste sono delle idee. Si possono fare anche del colore delle squadre del cuore tipo Inter, Milan, Juve eh, e regalarlo al nostro lui, alla nostra lei per, eh, per varie occasioni. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.